Nel suo intervento, in questo caso, Mariani punterà però il focus anche sul welfare aziendale, sulla necessità che imprese e istituzioni adottino programmi quanto più sostenibili in termini di benessere per i loro dipendenti e per i loro collaboratori. A lei, Mariani. Grazie. Grazie, innanzitutto ci tengo, mi fa particolarmente piacere vedere, io non avevo visto l'intervento del Rettore, ma l'assoluta, totale, completa sovrapponibilità dei nostri interventi partendo da punti di vista diversi. Perdo volentieri 2 minuti, non è importante tanto le slide che avevo portato, ma è molto importante invece fissare i concetti. Cioè io approvo e tutto il progetto che io sto portando avanti da 45 anni, finalizzato a aiutare le persone a capire l'importanza delle proprie abitudini, parte esattamente da tutti quei principi che io sposo e condivido, che sono interdisciplinarietà, aprire la visione e non stare con una visione stretta. Questa frase basterebbe da sola a far capire tutto il senso del mio intervento. Sono le nostre abitudini di oggi a costruire il mondo di domani. La cosa che abbiamo sottovalutato e che per una serie di motivi abbiamo sottovalutato è l'importanza che le nostre abitudini personali hanno. Anche in quel caso perché ognuno di noi è andato a guardare semplicemente l'impatto che le abitudini avevano nel nostro giardinetto di casa. Cioè siamo stati abbastanza miopi, non abbiamo valutato l'impatto che le abitudini personali di ognuno di noi avevano sull'ecosistema. Ci siamo limitati a pensare che un'abitudine producesse un risultato che poteva essere sulla nostra salute individuale o al massimo per esempio su il paese in cui viviamo, la famiglia in cui viviamo, la comunità in cui viviamo. Oggi noi sappiamo invece che le nostre abitudini personali, cioè quindi l'abitudine di ogni singolo individuo sul pianeta Terra, produce un effetto che è molto più ampio, perché le nostre abitudini non si fermano nel nostro territorio, perché le nostre abitudini, qui avete 5 esempi, ma potremmo averne 1000 altri, le nostre abitudini alimentari non si esauriscono nell'andare all'interno del nostro intestino e costruire un intestino più o meno funzionale, più o meno sano, un'alimentazione tipo quella che vedete, quindi fatta di cibi molto processati, ci porta nel tempo probabilmente ad avere livelli di infiammazione cronica molto elevati, di avere grasso addominale, grasso viscerale in grande quantità, che oggi sappiamo dalla ricerca scientifica che è il problema più grande che noi incontriamo dal punto di vista della salute, ma non finisce nel nostro intestino e nella nostra salute. Per produrre quel tipo di cibi, noi abbiamo scelto un tipo di agricoltura, un tipo di industrializzazione, un tipo di sfruttamento dei terreni. E oggi la parola chiave, One Health, ci ha fatto capire questo, che ciò che ammala l'essere umano ammala anche il pianeta, che tutto quello che noi facciamo e tutto quello che noi viviamo ha una stretta relazione, tutto è in relazione con tutto. La verticalità, che il Rettore diceva, è pericolosissima, perché perdiamo la visione d'insieme. L'essere umano si è concentrato su abitudini molto confortevoli, io ho messo un riscaldamento, solo per farvi capire che la nostra abitudine individuale di tenere 20 o 21 gradi in un'abitazione anziché 18 produce una quantità di particolato enorme, ma quel particolato lo respiriamo noi e i nostri figli. Le nostre abitudini, noi dovremo d'ora in avanti assumere una responsabilità individuale, ed è una parte importante secondo me di questa legge che Antonini mi ha chiamato per collaborare e poter scrivere insieme a loro. Deve partire da un principio fondamentale che si basa su un articolo della Costituzione che andrà rivisto, che è il diritto alla salute. Oggi, dal punto di vista scientifico, è ridicolo parlare di diritto alla salute. Oggi ogni cittadino deve assumersi la responsabilità della propria salute, perché il tempo della genetica è finito ed è arrivato il tempo della scienza epigenetica. Oggi sappiamo che le nostre abitudini decidono il nostro futuro, la nostra salute e la salute del pianeta. Quindi non si potrà più dire diritto alla salute. Noi avremo diritto e dobbiamo chiedere per i nostri figli il diritto alla cura. Ma il primo grande diritto che questa legge vorrebbe sancire è che i bambini e i giovani dovrebbero essere educati, edotti a sapere come non ci si ammala, non ad essere curati, a non ammalarsi. Se continuiamo con le nostre abitudini individuali a utilizzare 7 litri di acqua potabile per mandare via 200 grammi di pipì, 200 grammi di pipì va 7 litri di acqua potabile.
a lavare le nostre autovetture con acqua potabile, considerate che purtroppo uno dei grandi motivi delle guerre del futuro sarà l'acqua potabile. Dobbiamo imparare a utilizzare le risorse del pianeta in maniera più intelligente, aprendo la prospettiva e non pensando al comfort dell'acqua che utilizziamo, non pensando ad avere 21 gradi ma vendono 18, perché ognuna delle nostre abitudini individuali, una doccia più breve invece che una doccia più lunga, impatta, moltiplicato per 8 miliardi di persone, e ha costruito questa realtà che mi sembra di vedere non piace più a nessuno, che è una realtà di guerra, di disparità, soprattutto è una realtà di malattia. Viviamo nell'epoca in cui potremmo non avere malattia e arrivare tutti tranquillamente tra 90 e 100 anni e spengerci ancora sani, perché questo è quello che oggi la scienza ci dà l'opportunità di fare. E che cosa sta succedendo? Il contrario esatto. Perdiamo anni di vita in salute. Continuiamo a vivere da 80 a 82 anni, ma gli ultimi 7 anni di vita sono per la maggior parte delle persone anni di disagio, di malattia. In Italia abbiamo le persone over 70, quasi il 90% assume farmaci per rimanere in vita. E guardate, questo non è scritto in nessun posto. Noi siamo nati per avere un arco di vita che ci porta ad invecchiare e poi morire, ma che dobbiamo ammalarci. Non esiste un testo di fisiologia, non esiste un motivo valido al mondo che prova che un essere umano si deve ammalare. Noi ci ammaliamo, e oggi lo sappiamo dalla ricerca scientifica, nella stragrande maggioranza dei casi a causa delle abitudini che noi intraprendiamo. Abbiamo sottovalutato in maniera clamorosa l'impatto delle abitudini personali, cioè credevamo che finissero all'interno della nostra comunità, oggi sappiamo che le nostre abitudini si riverberano sul pianeta in maniera totale, l'aria non è contenibile, l'inquinamento della Cina arriva in Italia. Gli scienziati del CNR che studiano al Polo Nord i ghiacci vedono esattamente tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché l'aria non è contenibile, quindi non ci sono confini nell'aria, non c'è confine per le sostanze che noi mandiamo nel terreno, così come non c'è confine per le sostanze che noi versiamo nella terra, i pesticidi, tutti i prodotti che noi riversiamo nella terra e che poi ci troviamo inevitabilmente a rimangiare con l'alimentazione. L'acqua che usiamo e i pesticidi finiscono nella falda e quindi inevitabilmente li ritroviamo in piccole quantità. Dobbiamo farci tutti carico di una maggiore responsabilità individuale, pensando che le nostre abitudini sono l'elemento che deciderà. Le nostre abitudini decideranno se l'essere umano resta o non resta sul pianeta Terra. Perché c'è una cosa che a me dà molto fastidio, quando sento dire dobbiamo salvare il pianeta. Noi stiamo danneggiando il pianeta, ma il pianeta si salva da solo. Noi dobbiamo salvare l'essere umano, perché in questo momento chi è in grande difficoltà è l'essere umano. Perché se si riproduce quella situazione che abbiamo visto a Bologna 3 settimane fa, in cui la protezione civile deve girare per la città dicendo di non andare a correre, a camminare all'aria aperta, che è la cosa più bella che si può fare, perché i livelli di particolato, di benzene, di metalli erano talmente alti che le persone tossivano camminando per strada, se noi aumentiamo ancora un po' quella dose, l'essere umano è fuori dalla Terra, ma non è il pianeta che muore, è l'essere umano che esce dalla Terra. Siamo noi che stiamo assolutamente indebolendoci dal punto di vista biologico. Potrei portarvi tantissimi dati che fanno impressione. Considerate che oggi le patologie croniche iniziano ad affliggere i bambini. Il 25% di tutti i nuovi diabetici sono bambini. Le patologie delle anziane sono diventate dei bambini. Perché lo stile di vita dei bambini di oggi è sedentarietà assoluta, cibi trasformati, bibite zuccherate. E questo ha creato una miscela pericolosissima. Perché noi siamo ancora quell'animalino che correva nel mondo e che si è evoluto in 32 milioni di anni semplicemente correndo, cacciando, camminando, vivendo all'aria aperta. Dobbiamo passare, fare un salto quantico fondamentale e passare da reagire a prevenire. Noi stiamo continuando come umanità a reagire di fronte a tutti gli eventi. Io ritorno un passo indietro al concetto della prevenzione medica, la prevenzione sanitaria. Ma in realtà con il progetto LTEBIS noi parliamo di prevenzione a 360 gradi, perché il nostro gruppo di lavoro è fatto da scienziati dell'ambiente, da patologi, da medici, da psicologi, perché sono tutte e quattro quelle forze che vedete disegnate lì, che fanno la sopravvivenza dell'essere umano, che fanno la salute o fanno la malattia. La fisiologia, quindi il modo in cui noi trattiamo il nostro corpo. Il nostro corpo non è in grado di adattarsi a cambiamenti importanti, perché la nostra cronobiologia, vuol dire l'orologio biologico che è dentro di noi, è formattato in 32 milioni di anni e abbiamo visto che in 1000 anni non fa in tempo a cambiare niente. Il nostro DNA impiega 100.000 anni per iniziare a cambiare dello 0,5%.
Quindi dobbiamo ricordarci che quel corpo che era fatto per muoversi, per camminare, per cacciare, è rimasto lo stesso. E se noi diamo a quel corpo un segnale di sedentarietà assoluta, stiamo spingendo geneticamente il pulsante, io sto morendo, quindi non serve rigenerare le cellule. Ecco perché l'attività fisica, ecco perché l'essere attivi nella vita è fondamentale, perché l'attività fisica è l'interruttore della vita. L'interruttore della vita, ma non solo, perché l'attività fisica influenza anche la psicologia, la socialità, la parte di relazioni psicosociali. Anche lì possiamo prevenire, come nella medicina la psicologia si concentra su curare le patologie psicologiche e psichiatriche, ma noi oggi sappiamo che con un sano stile di vita le persone non si ammalerebbero. Questa è la vera sfida che noi oggi possiamo mettere in campo. Noi abbiamo la capacità di prevenire quanto? Moltissimo. Nelle malattie cardiovascolari, andate sulla pagina dell'Istituto Superiore di Sanità, 80% dell'intera malattia cardiovascolare scomparirebbe dalla faccia della terra semplicemente con uno stile di vita più sano, un'alimentazione più semplice, un po' di movimento. 80%. Sapete in termini economici cosa vuol dire? In Italia noi spendiamo 21 miliardi all'anno di ricoveri ospedalieri solo per malattie cardiovascolari. L'80% di 21 miliardi sarebbe libero per la ricerca, per cure di malattie diverse. Avremmo 16-18 miliardi liberi per tantissime cose. Abbiamo necessità di recuperare un rapporto di maggiore responsabilità e di serietà dal punto di vista ambientale del cibo. Cibo e ambiente sono insieme, perché noi oggi mangiamo moltissimo cibo trasformato, moltissimo cibo creato dall'essere umano, ma il nostro intestino, il nostro microbiota, quell'ambiente che c'è dentro la nostra pancina fatto di virus, batteri, tutto quel meccanismo che è evoluto anche lui come il corpo in 32 milioni di anni, non è capace di riconoscere un cibo progettato dall'uomo. Lui riconosce il cibo che ha mangiato sempre, quello prodotto dalla natura, quello lo riconosce. E quando mangia qualcosa che non riconosce, reagisce infiammandosi, che è un meccanismo che ci ha permesso di salvarci la vita e che oggi sta diventando quello che rischia poi di condannarci, perché l'intestino che si infiamma diventa poi un'infiammazione di basso grado, si chiama cronica silente, che è pericolosissima perché è la molla d'innesco di praticamente tutte le patologie. Dobbiamo riuscire a capire che anche a livello ambientale, che quello che noi mangiamo deciderà le coltivazioni che verranno fatte, e quelle coltivazioni, le monoculture, le coltivazioni intensive, sono quelle che stanno portando alla desertificazione del suolo, perché le grandi monoculture hanno bisogno di molti pesticidi, di molti fungicidi, di prodotti per evitare di perdere un grande raccolto. Nelle Marche, come in Toscana dove vengo io, avevamo appezzamenti vari, proprio perché se veniva una malattia particolare, finiva lì, perché il terreno accanto c'era un'altra cultura. Le monoculture, se si ammala un pezzettino, si ammalerebbe un campo gigantesco. Ma questo comporta l'utilizzo però di grandi quantità di pesticidi che hanno ucciso tutta quella biodiversità che c'è nella prima parte del terreno. E oggi vediamo il risultato. I terreni italiani che erano fertilissimi, 11 regioni italiane sono a rischio di desertificazione. Ma la desertificazione l'abbiamo provocata noi, perché sono le nostre scelte individuali quando andiamo al supermercato, quando andiamo al mercato, che hanno fatto quello che oggi vediamo. Siamo noi che condizioniamo il mercato, siamo noi che decidiamo cosa produrranno e cosa venderanno. E quindi è il momento di smettere di pensare che c'è qualcuno grande, cattivo, brutto, che sta rovinando il mondo, e farci carico di responsabilità individuale. Pensare ognuno di noi a educare i nostri figli a sapere che la sua capacità di impatto, quindi quella che si chiama impronta ecologica, è un'impronta importante, perché 8 miliardi di persone che agiscono nello stesso modo cambiano il mondo in un istante. Quindi pensare di prevenire anziché reagire. Questo è semplicemente l'esemplificazione di quella piccola questionario di cui parlavamo. Noi oggi, grazie alla ricerca scientifica, in tutti e quattro gli ambiti di cui stiamo parlando, ambiente, nutrizione, fisiologia, relazioni psicosociali, considerate che dentro questi quattro ambiti c'è la vita dell'essere umano e c'è lo sviluppo dell'essere umano. Niente resta fuori da queste quattro forze. Noi oggi siamo in grado, grazie alla ricerca scientifica, di valutare ogni abitudine e l'impatto di ogni abitudine, perché ogni nostra abitudine individuale crea una traiettoria che può essere una traiettoria favorevole per la salute umana, per la salute ambientale, o una traiettoria sfavorevole. Educare i bambini delle scuole, educare i manager delle aziende, educare le istituzioni ad autovalutare le proprie abitudini sarà fondamentale, perché è l'unico modo che noi abbiamo per rendere le persone responsabili, iniziare a creare conoscenza e coscienza. Una volta che abbiamo creato conoscenza e coscienza, le abitudini cambiano. In più sappiamo dalla ricerca che
Noi possiamo oggi cambiare abitudini a intere popolazioni senza avere bisogno di tutta quella forza di volontà che credevamo. Due premi Nobel in economia comportamentale, prima Kahneman e poi Thaler e Sustain, hanno dimostrato che sono i contesti che inducono le persone a cambiare abitudini. La forza di volontà conta molto meno del contesto. L'essere umano è ancora quella scimmietta che vive di socialità, che è fortemente influenzato dalle scelte che fanno gli altri, segue gli altri e soprattutto segue il contesto in cui vive. Se è un contesto facilitante per l'attività fisica, se è un contesto facilitante per gli anziani perché hanno posti dove stare insieme, dove giocare, dove divertirsi, gli anziani rimarranno sani. Il motivo di premorienza è la solitudine, per esempio nel caso degli anziani. Gli anziani soli muoiono prima degli anziani che stanno in compagnia. E quindi dobbiamo incentrare tutte le politiche del futuro, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista imprenditoriale, su quello che è la capacità di fare prevenzione. Perché la civiltà di un popolo, l'unico vero grande indicatore di civiltà, è la capacità di saper fare prevenzione. Prevenzione vuol dire eliminare guerre, prevenzione vuol dire il disagio sociale, prevenzione vuol dire creare contesti lavorativi migliori, creare società che collaborano e non società egoistiche. Il modello sociale che abbiamo intrapreso sta mostrando il fianco a errori estremamente pericolosi. La cosa fondamentale è capire, ricordarci, uscire da qui, io spero con tutto il cuore di lasciarvi con questo messaggio, che ci sono degli equilibri che noi non siamo in grado di alterare se non pagando un prezzo altissimo. L'essere umano è frutto di un'evoluzione che ha scritto come un computer, siamo formattati per quel tipo di vita. Cambiare troppo, come abbiamo fatto negli ultimi 70 anni, abitudine e stile di vita, ci sta esponendo a questo disastro personale, quindi indeboliamo la nostra salute. Quello che indebolisce la nostra salute, abbiamo visto oggi attraverso One Health, è una cosa chiarissima, quel cerchio che vi ho fatto vedere prima lo identifica bene, è anche ciò che ammala il nostro pianeta. E quindi dobbiamo cercare di dare ai formatori, alle persone che hanno la capacità di intercettare giovani persone all'interno delle aziende, la capacità di formare nuove abitudini, rendere le persone responsabili con percorsi che facilitino le sane abitudini anziché le malsane abitudini come è stato fino ad oggi. Grazie. Grazie Mariani.